Buongiorno a tutti, South by Southwest, edizione 2015. Matteo, che cosa ti ha colpito oggi? Beh, io non potevo che essere attirato da un panel che aveva come titolo Evoluzione o morte, il futuro delle agenzie di pubblicità, tenuto da Publicis, JVT, Ogilvy e The Richards Group. Il tema è: qual è il ruolo dell'agenzia nel mondo di oggi? Allora, il ruolo dell'agenzia non è in discussione. L'agenzia è quella che creerà la big idea, l'agenzia è quella che saprà più di qualsiasi altra persona del cliente, della marca per la quale lavora, grazie alle ricerche, grazie al marketing. Il tema vero da scardinare oggi è la produzione di contenuti, perché tantissimi luoghi dove la gente vive nel mondo digitale, tantissimi contenuti da produrre in modalità efficiente. Molto bella la frase del digital director di Publicis che ha detto: noi agenzie non possiamo più pretendere oggi di essere quelli che dettano ciò che la qualità è, in un mondo dove GoPro e YouTube hanno di fatto reso democratica la produzione di contenuti. Tu invece? Molto interessante. Il mio non parlava di democratizzazione, parlava di proximity marketing, le novità per quanto mi riguarda. Nel caso specifico però, per una volta, il soggetto della conversazione non sono stati i Beacon, ma, udite udite, Shazam. C'era il responsabile di Shazam US che ci ha raccontato di un progetto pilota che stanno sviluppando assieme ad un'agenzia che si chiama Mood, di proximity marketing. Quindi sostanzialmente hanno fatto un accordo con l'agenzia che distribuisce l'audio in un certo numero di supermercati e diffondono un segnale non udibile all'interno di questi punti vendita. Dopodiché c'è una call to action all'interno del punto vendita che chiede alle persone di attivare Shazam per shazammare, come si dice in gergo, una canzone, che è di fatto qualsiasi cosa stiano udendo in quel momento, e questo attiva una serie di meccaniche, di dinamiche promozionali di vario tipo. È molto interessante perché? Perché riflettevano sulle ragioni per cui un brand dovrebbe accettare questo tipo di operazione. La prima provocazione è stata: nessuno ha mai shazammato per sbaglio una canzone, quindi hai un cliente coinvolto che l'accende per una ragione. La seconda ragione è: qualcun altro ha già sostenuto gli investimenti di marketing, Shazam. Terza ragione: è un'app che è già stata scaricata, quindi è già nei telefoni delle persone, quindi non hai i problemi che hai con i Beacon. La quarta ragione è: le notifiche push probabilmente sono già state attivate, l'email della persona è probabilmente già a tua disposizione per attività di retargeting. Quindi tante ragioni per pensare di utilizzare Shazam come un canale di proximity marketing a tutti gli effetti, probabilmente l'alternativa ai Beacon classici. Beh, molto interessante. Grazie Beppe, grazie a tutti, ciao da South by Southwest. A domani!